C'erano mille validi motivi per venire a Misano col caldo, la piadina, il mare, la superbike, e invece io ho scelto lei, una Ducati Street Fighter V4S, ma non una Street Fighter V4S qualunque, una V4S dotata di scarico racing completo, pedane racing, gomme slick, Misano a disposizione, e allora non perdiamoci in chiacchiere, dai che si va! Rispetto alla moto che vi ho già raccontato sulle pagine di Motorbox e sul nostro canale YouTube, a livello tecnico non ci sono grandi stravolgimenti, dunque vi invito ad andare a rivedere la prova, vi lascio il link qua sopra e invece il link per la prova testuale nella descrizione di questo video. L'attenzione oggi è focalizzata ovviamente su come si comporta la migliore, se vogliamo, Hyper Naked ad altre prestazioni, con il suo potenziale massimo sbloccato, ovvero con uno scarico che le permette di arrivare fino a 220 cavalli di potenza massima, una cifra esagerata, 130 Nm di coppia e, come se non bastasse, risparmiare anche 6 kg sul piatto della bilancia. Così facendo la moto arriva a 191 kg circa, 192, 220 cavalli, fate voi il rapporto peso-potenza e traete un po' le vostre conclusioni. Dunque, primo turno, dopo un bel po' di ore in macchina, ne ho approfittato per prendere un po' le misure, era un po' che non venivo qua a Misano. Ho usato la mappa Sport Evo, che mi ha consentito di avere un risveglio muscolare, chiamiamolo così, visto che qui in stagione di animazione va di moda, bello presto al mattino. Finito il primo turno, però subito mappa Race per sperimentare il massimo del potenziale di questa Street Fighter V4S, e devo dire che di potenziale ce n'è anche in abbondanza, tanto che si faceva quasi fatica a tirare tutta la marcia che si era già arrivati alla curva successiva. È un motore che è bellissimo, super esagerato, forte, potentissimo, ma grazie all'ausilio dell'elettronica anche un brocco come me, che è sicuramente ben lontano dai fenomeni che hanno animato questo circuito fino a meno di 24 ore fa, riesce a divertirsi e a raggiungere prestazioni davvero allucinanti. Elettronica che ha fatto uno step davvero importante già con il modello base, quindi già di serie senza lo scarico. Lo scarico dà quel tocco in più sia a livello appunto di performance, ma anche a livello di godimento, a livello di orecchio. La moto si guida col culo, dico sempre, si guida con lo sguardo, ma si guida anche ad orecchio, ed è bellissimo poter sentire uno scarico del genere suonare quando tiri le marce e soprattutto anche quando scarico. La moto è agilissima, grazie al freno motore la strategia aggiornata riesce a chiudere le curve ancora meglio che in passato, e mi è piaciuta anche la possibilità di regolare l'ergonomia grazie alle pedane, che sono un ulteriore optional che Ducati ha fornito a questa speciale Panigale V4S. Buono il grip offerto appunto dagli appoggi, e così si riesce ad avere un po' più di versatilità rispetto alla V4S normale, che appunto non concede questa opzione. Quanto è il totale di questo bellissimo giocattolo proibito? Adesso ve lo dico. Per un weekend a Misano, acquistando lei lo scarico, le pedane, esclusa la pensioncina e lo spaghetto allo scoglio, servono circa 32.000 euro. Questo poi dopo sta a voi stabilire se è alla vostra portata oppure no. Se non è alla vostra portata, mi dispiace per voi, mi dispiace un po' anche per me, perché nemmeno io me la posso permettere, però sono fortunato, faccio il lavoro più bello del mondo. Ora tocca a voi farmi sapere cosa ne pensate di lei.
Nei commenti qui sotto, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video, seguiteci sui canali social, Instagram, Facebook, X e TikTok e come sempre sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!